la paura di perdere nello scontro di testa. Tutto cuoio ghivizzano della 23ª giornata del girone di Serie D finisce 0-0 e gli ospiti restano primi a 45 con due lunghezze sul Ponsac e tre sui padroni di casa. I pisani hanno superato non senza affanno il solito combattivo Scandicci, Bomber, Breghe e Semprini hanno reso inutile la replica a tempo scaduto di Sinis Gallo. È difficile far gol alla Pianese. Catanese mette in discesa la sfida in trasferta contro il Trestina, il solito Benedetti chiude la partita. Mister Masi, libero di talento da calciatore, ha creato un complesso molto ostico da affrontare, soprattutto in casa. Ora la squadra sta bene, sa anche soffrire quando c'è da soffrire, d'altronde non è che vieni in questi campi qua e cerchi di, pensi di fare una passeggiata. No? I senza Rodriguez del Seravezza si confermano attacco atomico 3-1 all'Aquila Montevarchi, scavalcati in classifica e ora sono quinti. Pegollo, Bongiorni dell'amico rendono inutile la parziale replica di Essoussi. Oggi siamo partiti pronti via. Un episodio a sfavore, ci ha detto male, ci siamo ritrovati in svantaggio. Dispiace che a fine primo tempo, secondo me era rigore, non ce l'ha dato, andiamo avanti. Est è San Donato Tavernelle, che firma la striscia di vittoria del Real Forte, Querceta, decide Giordani. Non si ferma invece il volo del Viareggio, The King Udo e Chicherelli mettono subito in discesa la gara. Alla Sinalunghese, padrona di casa, non basta il gol di Mencagli. Nel primo tempo non c'è da salvare niente, nel secondo tempo siamo un pochino ripiazzati, abbiamo cercato di buttare il cuore oltre l'ostacolo, siamo riusciti a accorciare, poi abbiamo avuto anche delle occasioni, ci è mancato un pizzico di fortuna, magari c'era un rigore con espulsione perché era già ammonito, però sono partite che bisogna essere un pochino più bravi nell'indirizzarle un pochino a favore, invece noi nel primo tempo ci abbiamo messo del nostro per indirizzarle a sfavore. Fondo sprofonda la Massese, stesa la doppietta di Verratti, il Sigmignano è ora a 4 punti. Inizia male l'avventura di Paolo Manfanti in panchina, dopo le dimissioni 2 giorni prima della gara di Vitaliano Bonuccelli. Sì, è vero, si sperava in un cambiamento di rotta, purtroppo c'è stato questo approccio un po' difficile. Avevo provato a cambiare modulo per vedere se i ragazzi erano liberi di testa e invece abbiamo avuto delle difficoltà nel tenere le distanze tra i reparti, specialmente dietro, abbiamo trovato difficoltà nel rimanere stretti e nel seguire il taglio degli avversari che creavano questi presupposti che ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo preso 5 infilate, di cui una è andata a buon fine perché abbiamo preso gol. Il gol da 3 punti di Jukic significa punteggio pieno per il Gavorrano in trasferta contro il Cannara e lancia un messaggio al campionato. I grossetani a 9 punti dalla vetta non sono ancora tagliati fuori. Il Prato si conferma implacabile in casa. Passa un rigore del solito Moreo per superare il Bastia. Vittoria pesante anche per la Sangiovannese. Rontini stende l'Aglianese.